Ciao a tutti, sono Jack e oggi faremo il Bismarck Reloaded, cioè rivisiteremo l'antica ricetta dell'uovo alla Bismarck, faremo un hamburger con asparagi, uovo fritto, ma soprattutto marinato alla birra, quindi oggi hamburger serio, eh? Va bene, niente panico per i puristi della Bismarck, della filetto alla Bismarck, dell'uovo alla Bismarck che rizzeranno i capelli, è una rivisitazione mia personale. Non vi arrabbiate, non cominciate a fare gli haters degli hamburger di Jack, perché poi ci rimango male e ferite i miei sentimenti. Gli ingredienti per questo splendido hamburger prevedono intanto questa volta una marinatura. Per farla avremo bisogno di 300 ml di birra ambrata di buona qualità, 100 ml di succo di mela, dello zucchero di canna chiaro, sale grosso, pepe nero in grani da schiacciare grossolanamente, una stecchettina di cannella, chiodi di garofano, rosmarino. La carne sarà 100% bovino e una divisione percentuale che ormai avrete imparato. 40 parte magra, 40 collagene, 20% grasso. Ragazzi, sono commosso, veramente. Non proprio grasso, parte grassa però, ti dovevo correggere un pochino. Quindi non proprio grasso. Grasso, grasso e parte grassa. Mi ha messo in difficoltà. Aspetta, c'hai ragione, c'hai ragione. Sì, è vero. Vabbè, la tagliamo questa, magari quella del 20%. Poi ci serviranno degli asparagi, un po' più piccoli se li trovate. Questi dovevano cuocere 3 minuti, questi mi sa che è un quarto d'ora. Due uova extra fresche, anzi extra extra fresche. Direi null'altro se non il solito sale, pepe QB, olio extra vergine d'oliva QB. Croccantizzeremo tutto con un po' di bacon croccante che ci dà quella spinta. Prima cosa da fare è preparare la marinatura, che è facilissima e che dobbiamo buttare tutto in una bowl. Va bene, dotiamoci del cassetto sbagliato, di una bowl, e ci mettiamo 300 ml di birra ambrata, 100 ml di succo di mela, ma questi sono 5 litri, quindi ora dovrò separare 100 ml da qui. Grande Pippo! Buttiamo questo succo di mela all'interno della birra ambrata, un cucchiaio di zucchero di canna chiaro, un cucchiaio di sale grosso, la stecca di cannella, queste sono due metà, quindi ne mettiamo tutte e due, 5 chiodi di garofano, non 6, non 7, non 4, quindi contiamoli, 1, 2, 3, 4 e 5. Prendiamo il pepe in grani e lo schiacciamo grossolanamente, lo riversiamo qua dentro, un po' di rosmarino. Nel frattempo prepariamo i nostri hamburger da 150 grammi, mi raccomando, non 149, non 151, gli diamo qualche schiaffone, 130 è veramente da bambini, quindi facciamo 150, voilà. A questo punto ci mettiamo i nostri begli hamburgeroni. Ah, senti che odore, senti. In frigo per almeno 2 ore. La marinatura della birra per la carne vorrebbe almeno 6 ore. Però la carne è compatta, l'hamburger rischia di, come dire, impregnarsi troppo. Quindi 2 ore va bene così. Allora, sono passate magicamente le 2 ore per cui il nostro hamburger, anzi i nostri hamburger, dovessero marinare. Se siete donne, tutto a posto. Se siete uomini, meno. Perché ora arriva una fase multitasking in cui dobbiamo gestire contemporaneamente la cottura dell'hamburger, delle uova, degli asparagi, insomma cose che gli uomini falliranno sicuramente. Allora, abbiamo messo a bollire l'acqua per scaldare e sbollentare questi tronchi d'albero che chiamano asparagi qua a Milano. Comunque li vogliamo mangiare, tenere croccanti. La cosa più complicata da fare adesso è separare il tuorlo dall'albume, perché noi vogliamo un rosso d'uovo e questo uovo fritto molto liquido, quasi crudo. Quindi vogliamo un bianco perfettamente cotto e un rosso cotto poco. Quindi che facciamo? Li separiamo, cuociamo prima il bianco e subito prima della fine della cottura del bianco adagiamo il rosso e gli diamo una scottata. Senza sfasciare niente, vediamo se riesco. Ci sono degli strumenti di silicone oggi, fatte le paperelle, le cose. C'è un po' d'acqua qua dentro, non è perfetta questa cosa, sempre perché la produzione è un po' imperfetta, ma tra l'altro la bottiglia nemmeno adatta, perché qua è un po' dura, secondo me questa cosa non funziona, ma comunque ci proviamo. Utilizzeremo l'effetto ventosa, o perlomeno creeremo una depressione che si succhierà il rosso. Allora, noi andiamo a schiacciare, quando poi rilasceremo e la bottiglia riprenderà la sua forma. Vediamo prima se la bottiglia riprende la sua forma. Non la riprende la sua forma. Quindi questa bottiglia, ci proviamo Pippo, noi ci proviamo con questo, vediamo. Schiacciamo in modo che quando recupererà la sua forma si tirerà dentro l'aria creando una depressione. Allora, rompiamo un po' i legami di questa schifezzella qua, perché ha a volte una pellicola che, come dire, modifica la cottura. A volte si cuoce di più, a volte di meno, vabbè. Intanto l'acqua sobbolle più che bolle. Iniziamo a metterci dentro gli asparagi. Quindi ora prendiamo gli hamburger, li mettiamo a cuocere e a metà cottura iniziamo a fare le uova. Ora, delicatamente, li mettiamo in una padella molto calda. Delicatamente perché non si sono compattati quei grassi come facciamo praticamente in frigo, ma si sono anzi un po' smollati di marinatura. Quindi dobbiamo stare leggermente attenti nel momento in cui li abbiamo messi in padella. Poi dovrebbe essere tutto ok. Bene,
Senti la birra come sfriccica. Accendiamo anche il fuoco per l'ovetto. L'ovetto sul quale metteremo sicuramente un fondo d'olio, perché sennò non è uovo fritto. A questo punto, per fare il nostro magico uovo fritto, versiamo solo il bianco, così verrà perfetto. Mano nella mano, Pippo, facciamolo insieme, dai. Va bene, gli asparagi sono fatti, quindi li togliamo dal fuoco. E mentre il bianco va, siamo pronti a metterci sopra il rosso. Non mi tradire adesso. Tutto risolto, la bottiglia è magicamente cambiata, che è più funzionale al nostro scopo, essendo più morbida. Il rosso, non senza difficoltà, adagio, guarda che perfezione. Ora il rosso deve cuocere pochissimo, se avete modo coprite un attimo la padella in modo che il calore cuocia meglio il nostro rosso. Siamo quasi pronti, a questo punto tagliamo il pane, asciughiamo un pochino la padella dove abbiamo fatto gli hamburger e mettiamoci il pane dentro. Il pane non è detto debba stare per forza a contatto con la piastra, si deve scaldare e deve farsi un po' croccante, non è che lo dovete bruciacchiare, insomma. Allora, secondo me, nonostante le difficoltà, questo sarà un hamburger spettacolare. Il caso vuole però che io mi sia dimenticato di fare il bacon, quindi facciamo subito il bacon. Va bene, siamo praticamente pronti per assemblare. Adagiamo sul fondo il nostro hamburger alla birra. Poi prendiamo 4 cime di tronco di asparago qua. Anzi, mi viene malissimo sicuro, quindi facciamo una cosa, ci mettiamo prima l'uovo. Oh, questo rosso ci farà da crema su tutto l'hamburger. Andiamo a disporre il nostro 4 cimette giganti di asparago, dopodiché una nota croccante. Buon appetito! Va bene, il nostro Bismarck Reloaded è pronto, non senza difficoltà. Vi invito a scrivere nei commenti quale ricetta vorreste vedere rivisitata, Reloaded, perché magari la prossima volta potremmo farla. Come al solito, seguite il canale YouTube, attivate la campanellina, seguiteci su Instagram, su Facebook, su tutti i social, insomma, e seguitemi voi nell'assaggio di questo Bismarck Reloaded. Forza! È arrivato per primo, Pippo, guarda. Allora, vediamo com'è questo Bismarck Reloaded qua. È tanta roba. Ci sta? È buono? Si sente la birra? E anche questa è fatta.